a tutti, siamo qui nella sede del coro bandistico La Beneficenza per festeggiare uno speciale compleanno, ovvero 140 anni della nostra banda. Siamo qui con due rappresentanti di Artemisia e cominciamo con le domande. Un vostro primo ricordo riguardante la banda e se avete notato differenze da quando siete entrati nella banda e da quando la conoscete fino adesso. Il primo ricordo risale all'infanzia praticamente. La banda la vedevo ai funerali, in particolare ai funerali civili, e poi la vedevo alle manifestazioni, quella del 25 aprile, perché i miei genitori mi portavano, 1 maggio e quindi 2 giugno, ecco, nelle manifestazioni e nelle celebrazioni istituzionali erano meno di quelli di adesso ed erano tutti uomini e facevano delle marcette, delle canzoni partigiane, questo un po' vi ricordo. Ok, e le differenze. La banda esiste da 140 anni, ma solo dal 1980 sono entrate le donne. E vorrei sapere cosa ne pensate della posizione femminile all'interno della banda di Sassuolo. Ma io credo che sia stato senz'altro un arricchimento, perché le donne hanno anche sensibilità diverse e poi giustamente il ruolo che nella nostra società, dopo la legge sulle pari opportunità che è stata introdotta proprio in quegli anni lì, le donne devono ricoprire e possono ricoprire tutti i ruoli. Mi permetto di dire che tante volte superano gli uomini non solo in qualità ma anche in quantità e anche in sensibilità. Quindi secondo me la banda oggi è così importante e fa un lavoro veramente egregio anche grazie al ruolo delle donne. Io volevo aggiungere, questa è un argomento che mi interessa molto e che sento molto da vicino, nel senso che noi anche come associazione cerchiamo di fare, di valutare sempre di più, di far emergere la figura femminile, quindi il fatto che ci siano le donne nella banda credo che sia estremamente positivo per le ragioni che ha detto la mia collega, la mia amica. E poi volevo anche notare, ho notato un'altra cosa, io non ho un vissuto con la banda come ha detto la Patti, ho notato che ci sono tante persone giovani e questo credo che sia estremamente positivo, perché sia donne che uomini, ragazze e ragazze, perché ci sarà un ricambio, quindi la banda non vivrà solo 140 anni ma continuerà ad esistere. E che cosa rappresenta per voi Artemisia e che ruolo ha nel comune della nostra città? Artemisia, poi dirà qualcosa anche lei, per me, per noi tutti, è un modo per far sentire la voce delle donne, far sentire la voce delle donne nel comune e anche nei confronti, non so, di avvenimenti che avvengono quotidianamente. È un modo per ricordare determinate ricorrenze, tipo, non so, la giornata della memoria, la giornata contro la violenza, l'8 marzo, sono tutte manifestazioni a cui noi teniamo molto, proprio perché questo è, sono gli obiettivi che risultano anche dal nostro statuto. Poi facciamo anche altre cose, spettacoli di intrattenimento, però è nata proprio con questo scopo. Se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, Artemisia ha 14 anni, non 140, ma 0, sì, giusto, ha 14 anni e è nata soprattutto per valorizzare i saperi delle donne, che possono essere anche quelli della casalinghitudine, perché no? Perché le donne hanno sempre un quid in più, a nostro avviso, in tutto quello che fanno, proprio per la sensibilità che dicevo prima. E un piccolo inciso, la banda non fa più le marce, non fa più delle diciamo piccole musiche standardizzate,
La banda oggi fa dei concerti che sono a livello di, voglio dire, a livello artistico molto alto, soprattutto perché fa proprio le colonne sonore anche dei film, e questo lo dico perché me lo sono scordata prima. No, voglio dire che Artemisia nasce da una volontà ben precisa, che è la volontà della voce delle donne su tutte le questioni, anche quelle, tra virgolette, politiche, sindacali, istituzionali, ma in particolare quello della situazione delle donne non solo in Italia, nel resto del mondo. Cioè la donna ancora purtroppo è usata, tra virgolette, nella prostituzione, e chi va a prostitute non ci vanno le donne. C'è ancora una differenza di culturale molto forte nel mondo, e purtroppo ci sono poche associazioni che si occupano di questo. Noi a Sassuolo abbiamo voluto essere un interlocutore importante sia per le istituzioni ma anche per le cittadine, e di questo siamo molto orgogliose. Vogliamo anche noi avere un ricambio generazionale, quindi chiediamo alle giovani di avvicinarsi alla nostra associazione, perché c'è tanto da fare ancora finché vengano rimosse completamente le discriminazioni, in particolare quelle sul lavoro. Grazie mille. E un'ultima domanda, volete lanciare un appello ai giovani d'oggi riguardante sia la banda musicale sia la vostra associazione? L'ha appena detto, però lo ripetiamo, sicuramente. Noi come associazione siamo, diciamo, come età media un pochino elevata, quindi veramente se le giovani volessero avvicinarsi a noi, vengono ad incontrarci, ci dicono qualcosa dopo gli spettacoli, possiamo concordare degli incontri, possiamo parlarne, noi saremo veramente molto liete di questo, perché abbiamo veramente bisogno di un ricambio. E così anche per la banda, vedo che voi siete già più sulla strada giusta, visto che ci sono tanti giovani, ma credo anche che avvicinarsi alla banda, ma anche alla nostra associazione, sia un modo per crescere, per rendersi conto, diventare più consapevoli di quelle che sono eventualmente le problematiche della società, e anche, cioè, trascorrere il proprio tempo, soprattutto per la banda, in modo estremamente positivo, aumentando quindi i rapporti con la cittadinanza, con tante persone che ti conoscono e ti fermano per strada, ti salutano, quindi creare dei collegamenti anche relazionali che siano estremamente positivi e possono portare qualcosa di buono anche alla singola persona. Vorrei dire che forse non sarà un caso che oggi la presidente della banda è una donna, la direttrice della scuola è una donna, tanti ruoli ho visto nelle vicepresidenze, ma anche nella direzione, quindi di una grande associazione che è stata prettamente maschile. La valorizzazione delle donne comincia da questi fatti. Se in tutto, diciamo, il mondo governassero le donne, io sono convinta che ci sarebbe meno guerra e più attenzione ai giovani, agli anziani, ai bambini, e anche meno delinquenza. Questa è il mio desiderio più grande, e voglio dire che Artemisia sarebbe davvero un dispiacere che non continuasse, e quindi davvero faccio anch'io l'appello di dire guardate, tutto quello che c'è va non solo aumentato, ma anche quello che c'è va mantenuto, perché non è arrivato gratis, è stato tutta la nostra emancipazione frutto dell'impegno delle vostre mamme e delle vostre nonne. Nessuno regala niente, e quindi per poter continuare ad essere presenti dobbiamo continuare ad impegnarci. Grazie mille. Vi aspettiamo sabato 22 alle ore 18 a Piazzale della Rosa per il nostro concerto per i 140 anni. Grazie a tutti.